Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità, perché questa mattina ad Atri, all'ospedale San Liberatore, c'è stata la visita dell'assessore regionale Silvio Paolucci, che è andato ad illustrare al personale e alla stampa il nuovo assetto dell'ospedale a seguito del piano sanitario regionale. Sentiamolo. È un momento importante perché abbiamo approvato un piano e una rete ospedaliera, un piano sanitario e una rete ospedaliera che dà ruolo, vocazione, destinazione e che credo che anche grazie al lavoro che è stato svolto da tutti i consiglieri regionali di Teramo, da partire da Luciano Monticelli a Sandro Mariani, all'assessore Dino Pepe, si sia costruito una programmazione in questa provincia con un ruolo di quattro strutture che oggi andremo a rappresentare e ad illustrare. Partiamo da alcuni punti: la salvaguardia puntuale della rete di emergenza urgenza. Quindi il ruolo dei pronti soccorso, ma evidentemente anche il ruolo delle postazioni poi sul territorio. In secondo luogo una classificazione dell'ospedale che è molto oltre un ospedale di base, come presto verrà illustrato, perché ha tante discipline e reparti in più. Terzo luogo un ruolo molto importante perché vogliamo accrescere il know-how e la qualità delle nostre prestazioni e quindi il know-how dei nostri operatori per mettere al centro il cittadino. Questo significa che questo piano mette nelle condizioni ciascuno dei presidi ospedalieri e soprattutto i tre classificati come ospedali di base di avere ognuno una sua destinazione e potersi in qualche modo destinare a certi tipi di prestazioni. Lavoreremo molto, baderemo molto al know-how, alla qualità, agli esiti delle cure per mettere al centro il cittadino. Invece adesso parliamo di ACA, che è tornata al centro della polemica politica perché è giunto a scadenza l'amministratore unico Vincenzo Di Baldassare, che ha portato all'Assemblea dei soci il suo terzo bilancio, bilancio che non è stato votato per la seconda volta consecutiva dal sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che chiede così un cambio della governance e del modus operandi all'interno dell'ACA, un rinnovamento che porti soprattutto ad una maggiore attenzione per il territorio. Ascoltiamo. I conti sono in ordine, ma la manutenzione della rete e i problemi sul territorio sono rimasti irrisolti. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, torna ad attaccare la governance dell'ACA, la società che gestisce l'erogazione idrica in molti comuni del Chietino e del Pescarese. Luciani, per la seconda volta, non ha votato il bilancio presentato dall'amministratore unico Vincenzo Di Baldassare all'Assemblea dei Soci. Di Baldassare, che è arrivato a scadenza di mandato e che potrebbe anche ricandidarsi alla guida dell'ente. Luciani spiega che serve un rinnovamento vero della governance, che ha sì risanato i conti ma che ha accumulato anche utili a discapito della qualità del servizio offerto. Fino a stamattina abbiamo avuto un ulteriore problema, per fortuna risolto grazie al tempestivo intervento di operai ACA, però un problema che si è determinato per un distacco di fornitura di energia elettrica laddove ci dovrebbe essere un generatore, non c'è. I generatori non ci sono, però ci sono 10 milioni di euro di utile portati nel bilancio ACA, di cui la metà versati in tasse dello Stato, e quindi io da oggi sono consapevole che la mia bolletta dell'acqua è andata a finire in tasse per lo Stato, ma non per investimenti sul territorio. Qualcuno sui giornali ha rievocato il partito dell'acqua, che certo non ricorda bei momenti per quanto riguarda l'ACA. A quel qualcuno dico una cosa, che c'è stata un'assemblea nella quale io mi sono battuto ferocemente, veramente contro un leone con la vecchia governance. Quindi chi parla del partito dell'acqua con me proprio sbaglia soggetto, perché sono stato uno dei pochi in quell'assemblea con un grande sforzo a ottenere il cambio ai vertici dell'ACA. Da questo punto di vista però la nuova governance dice abbiamo risanato il bilancio, i debiti. Ma sì, è come se io nel 2011, entrando nel comune di Francavilla al Mare, trovando la situazione che ho trovato, avessi dichiarato il dissesto. Lì ci sono figure dirigenziali, c'è una struttura che non funziona bene e che anzi in questi due anni è andata peggiorando. Questa è la verità e vi ripeto, i problemi ce li abbiamo ancora oggi sul territorio. Ma farei questo sondaggio sui cittadini, ma secondo voi l'ACA funziona o no?
Andiamo avanti, sono in arrivo circa 12 milioni di euro per l'area interna Valfino-Vestina, seconda area ad essere deliberata dalla Regione Abruzzo. Da oggi inizia dunque un percorso che impegnerà i 19 comuni dell'area nella redazione dei progetti definitivi, percorso che si dovrebbe chiudere entro un anno. Andiamo a sentire il servizio. Sanità, scuola e trasporti, 12 milioni di euro per la Valfino-Vestina, che è la seconda area individuata dalla Regione Abruzzo nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne avviata dall'ex ministro della coesione Fabrizio Barca. Questa mattina l'assessore alle aree interne Andrea Gerosolimo e il consigliere delegato della presidenza Luciano Monticelli hanno illustrato la delibera approvata dalla giunta davanti ai 19 sindaci che fanno parte dell'area Valfino-Vestina. In ballo ci sono 12 milioni di euro per il miglioramento dei servizi offerti sul territorio. Inizia un percorso che, se tutto va bene, io sono sicuro che tutto andrà bene, ci condurrà alla sottoscrizione dell'APQ, io credo nel giro di, spero, un anno. L'area pilota, il Basso San Grotrigno, probabilmente arriverà a sottoscrivere l'APQ entro quest'anno. Io sono convinto che i sindaci, come hanno già dimostrato durante questi mesi, sapranno raccogliere la sfida, perché è una sfida importantissima, non possiamo perdere questa occasione per le aree interne. Questi fondi serviranno anche a sanare però delle grandi criticità che ci sono. Ma ci sono sul master plan, sì, perché per esempio sulle criticità della viabilità la Valfino sarà, risolverà un grosso problema, perché sia Bisenti sia Arsita, sulla 365 sono grossi problemi. Ci sono dei paesi che stanno scomparendo, naturalmente fare un polo scolastico, faccio l'esempio, potrebbe essere il mantenimento dei genitori giovani che vogliono rimanere in quei poli, perché non più può reggere un paese dove ci sono scuole di 10 bambini, ma se tre comuni si mettono insieme probabilmente quei 40-50 bambini possono avere una scuola di area. Restiamo in Regione Abruzzo perché il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante ha esposto questa mattina la sua proposta di legge denominata anti-parentopoli. Sentiamo di cosa si tratta. Questa proposta di legge si pone come obiettivo di combattere le assunzioni clientelari da parte dei politici. Noi con questa legge vogliamo dire stop a questo malcostume, quindi basta all'uso personale dell'istituzione, quindi come bancomat a livello parentale. E secondo poi vogliamo ridare la giusta valenza agli aspetti meritocratici, alle pari opportunità di accesso per tutti negli incarichi dirigenziali. Stesso discorso vale anche per i gruppi consigliari, dove vediamo che ci sono quasi intere dinastie che governano, che stanno nei loro ruoli politici. Secondo noi è un vulnus, perché allargando la platea e puntando quindi sulle competenze, noi possiamo rendere la macchina amministrativa più efficace e più efficiente. Quali sono gli strumenti che mette in campo questa proposta di legge? Lo strumento, diciamo, principe della proposta di legge è quello di vietare il conferimento di incarico e nomina a parenti dei consiglieri regionali, quindi a coniugi, anche agli assessori, fino al quarto grado. Adesso un paio di notizie di cronaca. La prima, c'è una svolta nelle indagini per la morte di Aldo Di Monte. C'è un indagato infatti per omicidio colposo nell'ambito di questa inchiesta, che riguarda un incidente stradale avvenuto a Tortoreto che ha coinvolto il 32enne rugbista deceduto mercoledì mattina lungo la bonifica del Salinello. Alla guida di una macchina ci sarebbe stato un 78enne di Sant'Egidio alla Vibrata, che mercoledì sera si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare quanto accaduto. Infatti lo scooter avrebbe urtato proprio l'auto nella semicurva per poi sbandare e determinare la morte del ragazzo. Auto e scooter, ha raccontato l'uomo, come vi ho detto, si sono toccati in semicurva prima dell'ingresso
ingresso del centro abitato di Salino. Inizialmente l'anziana ha pensato che lo scooterista si fosse allontanato, ma non immaginava che lo stesso era morto sul colpo poche decine di metri più avanti. Il 78enne ha sostituito la gomma forata ed ha proseguito per la sua strada. Solo nel pomeriggio, quando è andato dal carrozziere per far valutare i danni causati dall'incidente, ha scoperto quello che era accaduto. Immediatamente si è recato alla stazione dei carabinieri di Sant'Egidio ed ha raccontato tutto come atto dovuto nei suoi confronti. È scattata la denuncia per omicidio colposo e per il reato di omicidio stradale. È stata informata la procura, mentre la sua vettura, una Panda, è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. E c'è un'altra notizia invece che arriva da Pescara. Un 22enne è stato ricoverato in ospedale per lesioni riportate in seguito ad un'aggressione avvenuta nella notte in uno stabilimento balneare della Riviera Nord nel capoluogo adriatico, dove era in corso una festa. Secondo testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe scoppiata una lite per futili motivi tra il giovane e un altro ragazzo che l'avrebbe colpito con un pugno sul volto. Il 22enne, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, ha riportato lesioni e fratture al volto giudicate guaribili in 40 giorni. Ovviamente sull'accaduto indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara. Cambiamo argomento. In Camera di Commercio, sempre nel capoluogo adriatico, nell'ambito della manifestazione mediterranea che verrà inaugurata questa sera, è stato organizzato un B2B tra imprese agroalimentari abruzzesi e importatori marocchini. Obiettivo: aprire nuove vie di commercio per i prodotti dell'eccellenza enogastronomica regionale, prodotti che in buona parte sono sconosciuti nel Nord Africa. Nell'ambito di Mediterranea si tiene oggi in Camera di Commercio di Pescara questo importante appuntamento, un appuntamento che vuole vedere questo gemellaggio tra l'Abruzzo ed il Marocco, un incoming. Di cosa si tratta in particolare? Ho la fortuna di avere con me una delegazione molto importante di imprese marocchine e del settore agroalimentare. Perché no, cominciare questo scambio proprio dalla cucina per poi arrivare a degli scambi commerciali, degli scambi insomma che speriamo siano sicuramente proficui per tutte e due le controparti. E il Marocco è molto interessato ai prodotti, alle eccellenze italiane, un paese molto attento alla qualità, quindi sono veramente sicura che ci sono tutti i presupposti insomma per una collaborazione sicuramente importante. Abbiamo ricevuto delle delegazioni di operatori marocchini abruzzesi in Marocco e stiamo comunque sempre aperti insomma come Camera di Commercio, ma è un crescendo, diciamo. Saremo veramente molto contenti di questa partnership tra i nostri paesi. E poi c'è una mancanza, un vuoto per quanto riguarda l'interesse delle aziende italiane, soprattutto in queste zone del sud Italia, centro d'Italia. Abbiamo tantissime aziende italiane presenti nel mercato marocchino, ma sono maggior parte sono del nord dell'Italia. Invece i prodotti di queste zone sono dei prodotti di altissimo livello. E adesso ci occupiamo del Teatro Stabile d'Abruzzo, bilancio positivo per la stagione appena trascorsa, che ha fatto registrare circa 65.000 spettatori. Vediamo. Una stagione teatrale straordinaria, un titolo che non pecca certo di falsa modestia, quello scelto dal Teatro Stabile d'Abruzzo per l'incontro durante il quale sono stati illustrati i risultati amministrativi ed artistici della stagione 2015-2016 e nei primi sei mesi di gestione della nuova presidente del TSA, Nathalie Dompé, la 28enne erede dell'impero farmaceutico da anni presente all'Aquila. Tra i risultati esibiti, gli oltre 60.000 spettatori, i
tour mondiali della produzione targata TSA, ma anche la riorganizzazione della macchina e la razionalizzazione dei costi. Da questo punto di vista abbiamo riguardato lo statuto, abbiamo riguardato tutta la parte per preparare, aprire il teatro ad investimenti privati, a altri tipi di finanziamenti anche a livello europeo. Abbiamo dato tutti i termini di trasparenza, anticorruzione, abbiamo inserito un codice etico, abbiamo responsabilizzato gli organi con sistemi di organizzazione, di controllo, di gestione, abbiamo cercato di fare tutto il possibile da un punto di vista di regolamentazione in maniera tale che oggi possiamo dire che siamo aperti a fare quel lavoro enorme che andrà fatto per portare il teatro ad essere competitivo anche domani. Grandi risultati assicura il direttore D'Alatri anche sul fronte artistico, invitando a leggere i numeri. La stagione teatrale aquilana 2015-2016 ha infatti registrato 10.683 spettatori, il teatro Ragazzi in Abruzzo 2015-2016 6.348 spettatori. Le recite effettuate dal 28 luglio sono state 161 e in totale gli spettatori per le produzioni del TSA sono stati nel 2015 ben 65.678. Abruzzo al quinto posto in classifica per quanto riguarda la qualità della vita, tra i 12 migliori posti al mondo secondo l'Huffington Post. Sentiamo. Il quotidiano online statunitense esalta le spiagge dorate e le maestose montagne abruzzesi che caratterizzano la regione e tra i 12 migliori posti al mondo in cui vivere, l'Abruzzo guadagna il quinto posto. L'articolo rimarca come nel corso degli anni non ci siano stati drastici cambiamenti nel modo di vivere delle persone che popolano la regione e che hanno mantenuto usanze e costumi di centinaia di anni fa, mantenendo quindi inalterata la qualità della vita. In Abruzzo, secondo l'Huffington Post, anche i giovani conservano abitudini legate al passato. Molti ragazzi, piuttosto che giocare col computer, preferiscono divertirsi all'aperto, come accadeva decine di anni fa. Dal punto di vista della sicurezza, la regione Abruzzo fa registrare un primato. Il crimine ha un'incidenza molto bassa tra le regioni del centro Italia. Nell'articolo del quotidiano statunitense, inoltre, si esalta l'importanza della qualità del cibo, che anche nei ristoranti o trattorie abruzzesi è rigorosamente cucinato come usava fare la nonna in casa. Secondo la ricerca del blog, una coppia di anziani potrebbe andare in pensione vivendo con appena $2.000 al mese, compreso l'affitto e senza farsi mancare niente. Inoltre, il quotidiano mette in evidenza i 4 parchi naturali sul territorio abruzzese, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco della Maiella e il Parco regionale Sirente Velino. Sottolinea i collegamenti autostradali tra i parchi, le località costiere e le più frequentate stazioni sciistiche, citando Campo Felice, Roccaraso, Ovindoli e Sulmona, eletta tra le 15 città d'inverno. L'articolo e la ricerca dell'Huffington Post chiude ricordando che l'Abruzzo è la scelta ideale per chi cerca un posto di qualità dove vivere o andare in pensione. Cambiamo argomento, torniamo a Francavilla al Mare, dove sono stati completati i lavori per la posa della fibra ottica. È stato coperto circa il 92% del territorio comunale, collegamento internet super veloce già disponibile. €1 milione di euro di investimento, 9.000 abitazioni raggiunte, il 92% del territorio coperto. A Francavilla sono stati completati i lavori di posa della fibra ottica da parte di TIM, che è pronta ad offrire il suo servizio a cittadini ed imprese con un collegamento veloce internet fino a 100 megabit in download. È un grosso passo avanti rispetto alla rete tradizionale, che arriva a velocità di 20 megabit al secondo, e quindi è chiaro che offre tutta una serie di opportunità sia alle aziende per tutti i servizi che sono a disposizione per il business, tipo il cloud computing, sia ai privati cittadini per utilizzare delle applicazioni che oggi viaggiano a velocità di 4 volte, 5 volte più basse. Parliamo anche di gaming online, download di contenuti musicali ad alta velocità, download di film in 3D e in HD. Per le aziende parliamo soprattutto di servizi legati alla trasmissione di dati, immagini ad alta velocità, cloud computing. Ci sono servizi per la pubblica amministrazione, la videosorveglianza del territorio per esempio, molto importante,
che con questa piattaforma consentono una ricezione di immagini in tempo reale, cosa che prima era ovviamente differita. Francavilla dunque si appresta a diventare una smart city con il comune che annuncia nuovi servizi. Già si comincia a pensare a un sistema di videosorveglianza, ma comunque ad anche altri servizi che potremo noi direttamente come ente o usufruirne e quindi anche avvantaggiare i nostri cittadini con l'utilizzo di servizi che poi noi potremmo offrire ad alta velocità. Ed ora la notizia del lutto nel mondo del giornalismo, perché è morto questa notte in seguito ad una terribile malattia il direttore di Rete 8 Pasquale Pacilio. Ovviamente prima di tutto noi, la redazione di TV6, la direzione e la proprietà si uniscono al dolore della famiglia e dei colleghi, ovviamente porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Pacilio era nato a Gricignano di Aversa in provincia di Caserta nel 1949, è stato collaboratore del Mattino e alla fine degli anni 70 si è trasferito in Abruzzo, dove ha contribuito alla nascita e alla diffusione delle prime televisioni private. È stato anche direttore di Telemare e una delle sue ultime apparizioni, forse l'ultima apparizione in TV, nello speciale elezioni dello giugno scorso, il direttore era già alle prese con la malattia, condotto comunque la trasmissione per diverse ore, tutto in diretta, lascia la moglie Giulia e i figli Massimo, Marco e Silvia. Ancora davvero sentite condoglianze da parte di tutti noi di TV6, anche ai colleghi di Rete 8, ovviamente alla famiglia. Andiamo avanti, adesso siamo alla pagina degli eventi. Il 30 luglio presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo sarà proiettato il docufilm In Fausto Pianeta, interamente girato tra i boschi del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. L'esperienza di teatro spettacolo ormai conosciuta nel teramano e non solo, direi, l'esperienza nei parchi della notte delle paure diventa un film. Sì, io sono particolarmente felice e soddisfatto di questo evento, anche perché diciamo che a questo punto, dopo 23 anni, la notte delle paure, oltre ad avere un respiro territoriale, locale, provinciale, regionale, a questo punto diventa nazionale ed internazionale. Per questi 23 anni abbiamo lavorato con passione in questo progetto. La notte delle paure nasce proprio come recupero di materiale orale dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, e nel tempo l'abbiamo voluto riportare sui nostri boschi, quindi con i registri e soprattutto con il laboratorio teatrale, che diciamo è una nostra chicca in questo senso, perché si lavora sul posto, si conoscono i posti e si ambientano le scene sui posti, abbiamo riportato le storie dei nostri avi, dei nostri antenati, quindi siamo contentissimi di questo epilogo che abbiamo raggiunto fino adesso. Oggi l'anteprima, poi sabato 30 luglio la proiezione nella sala polifunzionale della provincia di Teramo. Parliamo del film. Il film è un documentario girato nel 2014 durante, per appunto, il Festival delle Paure, girato da Matteo Gozzi e Valerio Serafini, su un'esperienza teatrale di Sinestesia Teatro di Gianluca Bondi, del regista di questa compagnia che è Gianluca Bondi. Il documentario parte con una prima, come dire, presentazione delle diverse componenti di questo laboratorio, dello spettacolo, e poi segue, come dire, un intreccio tra la preparazione dello spettacolo e lo spettacolo stesso. In Fausto Pianeta perché? Allora, In Fausto Pianeta perché si... innanzitutto, la parola il nome che compare per primo è Fausto, quindi, come dire, il documentario e lo spettacolo riprendono l'opera di Fausto di Goethe. Andiamo avanti. Dal 5 al 7 di agosto torna l'appuntamento con l'incontro di folklore internazionale di Penna Sant'Andrea, giunto alla 40ª edizione, uno degli più importanti appuntamenti del settore e dalle origini antichissime. Sentiamo. Appena Sant'Andrea torna, la 3 giorni di musica, danze e tradizioni popolari. Dal 5 al 7 agosto parteciperanno quest'anno gruppi di Serbia, Bolivia, Cuba e provenienti da diverse regioni italiane, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia e Lazio. Quest'anno il nostro incontro di folklore giunge alla 40ª edizione. Dal 1976 appena si porta avanti la tradizione del folklore. Anche quest'anno quindi 3 serate dedicate alla musica
storia e al divertimento. Il festival partirà il 5 agosto con l'orchestra del Saltarello, quindi musiche abruzzesi per tutta la sera e la serata sarà aperta dal Laccio d'Amore degli anni 70, quindi davvero un evento per Penna Sant'Andrea. Proseguiremo il sabato con la consueta notte folk fino ad arrivare a domenica, una giornata ricca quella di domenica perché si partirà alle 11 con la Santa Messa a cui parteciperanno tutti i gruppi in costume. Continueremo alle 17 con la sfilata per finire alle 21 con il consueto incontro di folklore che vedrà alternarsi gruppi popolari provenienti dalla Serbia, da Cuba, dalla Bolivia, dal Piemonte, dalla Sicilia e che terminerà come di consueto con il Laccio d'Amore. Alla tre giorni non mancheranno le degustazioni? Certo che no, durante questi tre giorni infatti ci sarà la sagra del pane casereccio con tanti prodotti tipici, quindi oltre a degustare pane casereccio avremo anche un'esposizione di vari strumenti musicali caratteristici del nostro territorio. E adesso siamo allo sport con il calcio di Serie A in primo piano. In apertura una notizia che riguarda il Pescara perché salta la presentazione ufficiale del Pescara di Massimo Oddo allo stadio Adriatico Cornacchia programmata per sabato 6 agosto alle 20:30. Infatti la gara prevista fra i biancazzurri e gli spagnoli del Celta Vigo non si potrà disputare nell'impianto di Via Pepe in quanto la rizzolatura del manto erboso effettuata in queste ultime ore non permette l'utilizzo del campo nei giorni seguenti per non compromettere il lavoro effettuato. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Pescara che conta di rendere fruibile l'impianto per l'esordio in Coppa Italia il 13 di agosto. A questo punto il Pescara è alla ricerca di un campo di gioco alternativo per far disputare regolarmente la partita con la formazione iberica che gioca nella Liga Spagnola. Fra gli impianti abruzzesi che potrebbero ospitare la gara, il Patini di Castel di Sangro e il Bonolis di Teramo. E restiamo a parlare del Pescara perché ieri nel ritiro di Palena allo Stadio degli Angeli si è giocata la partita con il San Nicolò, ovviamente partita amichevole con la squadra di Serie D, risultato di 5-0 per i biancazzurri che erano alla terza uscita stagionale, hanno segnato una doppietta Del Sole e Nicastro e poi c'è stato un gol di Verre. Adesso andiamo ad ascoltare l'intervista a Zampano. Francesco Zampano, piena preparazione per il Pescara, ci sono queste amichevoli, si avvicina il campionato, si avvicina anche la sfida in famiglia con tuo fratello, vi ritrovate in Serie A dopo essere stati protagonisti l'anno scorso in Serie B. È sempre bello comunque sfidare il fratello gemello, quindi sarebbe davvero una bella emozione come comunque in questi due anni che ci siamo scontrati. E niente, noi siamo partiti 2-3 settimane fa. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando, siamo un gruppo giovane, dovrebbero arrivare altri pedine importanti, comunque noi stiamo lavorando bene, quelli nuovi stanno capendo comunque quello che il mister ci sta chiedendo e niente, ce la mettiamo tutta. Un Pescara che, come ha detto più volte Massimo Oddo, vuole e deve mantenere la sua identità che è quella di fare sempre gioco. No, quello sicuramente, la Serie A è un altro gioco rispetto alla Serie B. E ne siamo tutti consapevoli, noi dobbiamo cercare di giocare con umiltà e sicuramente non saremo una squadra tra virgolette cuscinetto come per far punti agli avversari, ma cercheremo di dar tutto noi stessi. Andiamo come te pian piano e speriamo di arrivare al primo campionato comunque con carichi e motivati, soprattutto anche perché molti non hanno mai giocato in Serie A, quindi saremo tutti motivati e con una gran voglia di dimostrare anche in Serie A quello che abbiamo dimostrato in Serie B. L'ultima, Francesco, si parla tanto dell'arrivo di questo attaccante, si fanno tanti nomi, tra questi quello di Osvaldo, un giocatore importante che se dovesse arrivare rappresenterebbe davvero un tassello molto importante per il Pescara. Ah beh, sicuramente Osvaldo tutti penso lo conoscano, come anche gli altri che sono stati accostati. Ah beh, io sinceramente non guardo chi dovrebbero prendere, adesso pensiamo a noi, abbiamo un tacco, ci abbiamo Manà, comunque anche se giovane è un promettente tra virgolette, e ha caratteristiche simili alla Padula, comunque grintoso, ha voglia di dimostrare. E niente, vediamo in stagione come va, poi sicuramente prenderanno altri giocatori importanti.
Sempre ieri pomeriggio si è disputata allo stadio dei Marsi di Avezzano la partita amichevole fra Avezzano e Teramo, partita finita 1-0 per la compagine biancorossa. Adesso andiamo ad ascoltare le interviste agli allenatori Zauli e Tortora. Ho sentito qualche leggero apprezzamento dopo la partita di Pescara, ma non gli do assolutamente peso. Oggi siamo venuti qui a fare un allenamento importante contro una squadra che dà sempre il massimo, e infatti è stato difficile, però è stato un buon allenamento, abbiamo cercato di fare le nostre cose, e quindi questa è la cosa più importante. Non abbiamo subito infortuni e quindi una crescita assoluta verso quello che sarà il 28 agosto, anche se noi tra tre giorni ci giochiamo già una partita ufficiale contro una delle migliori squadre della Lega Pro. Il fatto che le gambe siano imballate è un buon segnale da un certo punto di vista. Si è visto oggi Carraro, che ha fatto vedere qualcosina. Beh, Carraro è un giocatore importante per noi, è quel giocatore che è un centrocampista che con qualità tecniche che ci deve dare quell'imprevedibilità sia per le sue giocate sia per la sua posizione in campo. E poi, come in tutte le partite che saranno, in tutti gli allenamenti, ci sono state delle buone cose ed altre assolutamente da correggere, ma va bene così. Insomma, ho detto prima che è una tappa assolutamente importante per conoscerci, per migliorarci, e quindi va bene. Pino Tortora, c'erano tante assenze, squadra al lavoro da tre giorni, però buone indicazioni in questo test. Sì, no, buone indicazioni, noi non ci aggrapperemo alle assenze mai, perché fa parte del gioco. Va bene, sì, sono contento, siamo moderatamente soddisfatti, è chiaro che dopo 3-4 giorni, però già ho visto lo spirito della squadra, l'atteggiamento e anche una buona organizzazione difensiva, quindi ci fa ben sperare. È un campionato che l'Avezzano vuole vivere da protagonista, queste sono le parole del Presidente. Ma se mi dice lei chi dall'Africa alla Svezia non vuole vivere da protagonista e fa questo mestiere. D'avanguardia, cioè buona classifica. Il presidente dice altre cose, il presidente dice che lui lo vuole vincere e non va bene mai nel calcio, però diciamo, a parte le battute, noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando per dare grandi soddisfazioni. Poi vincere nel calcio è una parola terribile, ok? E gliela lasciamo pronunciare agli altri. È tutto per la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 e poi la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.